Il parto e le sue diverse fasi, ecco come affrontarlo al meglio. Breve guida su alcuni movimenti consigliati dagli esperti. Nel travaglio dovremo alternare fasi attive e fasi di riposo, ascoltando sempre il nostro corpo e concentrandoci sulla respirazione. Nella fase dilatante, ottima è la camminata, anche quella con conteggio, per chi tra voi avesse una mente più analitica. Un altro esercizio consigliato è la rotazione del bacino, in appoggio a dove volete, come ad esempio al muro, o alla sedia, o ad una persona. E poi ricordatevi la fase di riposo, indispensabile tra una contrazione e l'altra, e mi raccomando, concentratevi sul respiro. In questa fase il bacino deve fare un bel lavoro di dilatazione e noi lo possiamo aiutare cercando il più possibile di rendere mobile questa zona del nostro corpo. Cercate di trovare la posizione che più vi torna comoda, quella nella quale siete più a vostro agio, e muovetevi di conseguenza. Cercate di capire i diversi segnali che il vostro corpo vi invia e seguiteli, rimanendo sempre in contatto con la respirazione. Potete farvi aiutare da vostro marito, dal vostro compagno o dalla persona che avete scelto per accompagnarvi in questo delicato percorso. Ascoltate il vostro corpo, se in una posizione non vi trovate bene, provatene un'altra e così via, finché non troverete la sequenza migliore per voi, quella dove sarete più a vostro agio. In questa posizione si migliora la mobilità delle articolazioni, aumentando il diametro del canale del parto, favorendo così la circolazione in tutta la regione pelvica. Anche la palla può essere un valido alleato in questo momento, sia per movimentare il bacino, sia per rilassarsi comodamente su di essa. La cosa essenziale è che non facciate cose che non sentite essere giuste per voi. Questi movimenti che io applico sono i consigli dell'esperta, l'educatrice perinatale, uniti alla mia personale esperienza. Perciò fidatevi del vostro corpo e chiedete anche voi consiglio ad un professionista che saprà guidarvi a seconda della vostra soggettività. Per quanto riguarda la mia esperienza, i movimenti di rotazione del bacino sono un'ottima ginnastica. Io mi sono aiutata tanto nel travaglio della mia prima gravidanza eseguendo questi movimenti, che siano stati in piedi, appoggiati al muro o a una persona, accovacciati o anche addirittura in quadrupedia. Anche se in quest'ultima posizione dovevo stare attenta a non curvare troppo la schiena con il peso della bambina. Anche il contatto fisico è importante, il massaggio ad esempio, specie sulla zona lombare. Questo è capace di alleviare il senso di fastidio, il dolore che si avverte tra una contrazione e l'altra. Istruite quindi la vostra persona di riferimento e fatevi massaggiare dolcemente. Ecco la fase fatidica, finalmente siamo nella fase espulsiva. Anche qui, a maggior ragione qui, vale la regola di ascoltare il proprio corpo, concentrandosi soprattutto sulla respirazione profonda, che sicuramente aiuta a rimanere in contatto con le nostre sensazioni. In questo caso dovremmo spingere nella posizione che più ci aggrada, quella che ci fa sentire più a nostro agio. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, la posizione in accovacciata che vedete è una delle migliori che ho sperimentato. Un grande in bocca al lupo a tutte voi!